Buonasera a tutti, siamo qui questa sera, ormai come siamo tutti abituati, in modalità online per incontrarci e presentare e vedere insieme il cortometraggio Dalla strada alla palestra, realizzato da Luca Ingenito, cortometraggio che racconta un percorso, diciamo, molto lungo, ecco, una storia di 5 anni di un progetto promosso da Associazione Cooperativa Lule con il sostegno di Fondazione Peppino Vismara e del Comune di Motta Visconti, un progetto per promuovere la partecipazione attiva dei giovani, accompagnandoli a diventare promotori di nuove iniziative educative, aggregative, sportive e culturali a favore della comunità di riferimento. Ne parliamo insieme a Marco Pani, responsabile referente aree minori di Cooperativa Lule, che ha visto nascere e crescere questo progetto, lo potrà raccontare molto meglio di come posso fare io, con le parole e le immagini che ha messo insieme Luca Ingenito, educatore dell'area minori, con testimonianze e contributi degli amministratori del Comune di Motta, che con piacere si sono collegati e partecipano numerosi a questa serata, poi li presenteremo ed elencheremo uno a uno, e con i vari protagonisti delle tante anime di questo progetto. In primo luogo Luca Ravera, che ha creato a battesimo la palestra sociale, Luca Ravera, campione di CAI Filippino, che ha appunto dato vita alla parte forse più ambiziosa e prestigiosa di questo lungo percorso. E ne parleremo dopo, poi è arrivato a un esito di cui siamo tutti veramente contenti, ovvero la nascita dell'associazione sportiva Metamorphosis. Ma il progetto non è solo questo, è anche PIG, Punto Incontro Giovani. Ne parliamo con Alessia Colabene, Pietro Saino, i colleghi di Cooperativa Lule. È stata anche una bellissima iniziativa gestita e con la passione che lo contraddistingue, ovvero la ciclofficina, da Francisco Melendez, anche lui educatore e collega di Cooperativa Lule, e poi ha visto una felice collaborazione attivata negli ultimi anni con il progetto Let's Dog Baullismo, e stasera ci racconteranno cosa abbiamo fatto insieme con loro sul territorio sempre di Motta con Lorena Airò e Arianna Mossali. A questo punto darei la parola a Mara per introdurci in questa storia e cominciare a raccontarla, poi lo faranno meglio le immagini realizzate e messe insieme da Luca. Ecco. Buonasera a tutti, io sono molto emozionata, anche se non siamo tutti qua di persona, però è bellissimo vedere, siamo in 42 e siamo tantissimi, sono felicissima. E tante persone hanno fatto parte di questo percorso. Questo percorso è iniziato, la collaborazione col Comune di Motta è iniziata 10 anni fa da parte di Cooperativa Lule, Associazione Lule, con una visione, un'attenzione rispetto ai giovani, e questa attenzione è continuata tutti questi anni con progetti che sono partiti con l'idea di sostenere il percorso di crescita dei giovani sul territorio di Motta, e non solo, perché comunque negli anni sono arrivati anche ragazzi di territori di comuni limitrofi. Abbiamo collaborato anche con delle tutele, quindi con anche situazioni particolari di ragazzi che avevano bisogno e hanno trovato nei nostri spazi, nelle nostre attività, un punto importante di confronto e un punto educativo. Le attività hanno lo scopo di sostenere loro nella loro crescita e dargli degli spazi dove potersi incontrare, dove poter stare insieme in un modo diverso. Le attività coprono, diciamo, una fascia d'età dai 10 anni ai 21-22 anni e si dividono sostanzialmente, come ha accennato prima Alessandro, nel PIG, che è un punto incontro giovani, dove ci occupiamo principalmente dei ragazzini delle scuole medie, con delle attività di sostegno scolastico, ma soprattutto delle attività ricreative dove si impara a stare insieme nella diversità e nel valore della diversità. Dopodiché c'è la palestra sociale che si occupa di ragazzi che sono
ha iniziato occupandosi di ragazzi un pochettino più grandi, diciamo, quelli dopo le scuole medie, dalle scuole superiori, ma negli anni in realtà poi vedrete è mutata e ci siamo allargati molto, perché comunque la cittadinanza ci chiedeva di poter partecipare e quindi alla fine noi abbiamo accolto anche altre età e tante persone, sempre all'interno di questa fascia che, ripeto, inizialmente forse riguardava più le superiori, ma poi ha riguardato anche le medie, c'è stato il progetto della ciclofficina. E diciamo che tutte queste attività sono riuscite un po' a coprire quasi tutti i giorni della settimana. Quindi i ragazzi avevano la possibilità ogni giorno, escluso lunedì che eravamo chiusi come panettieri, ogni giorno praticamente di poter trovarci, di poterci trovare da qualche parte. Abbiamo fatto poi delle serate a tema che sono state secondo me molto importanti su diverse tematiche che hanno coinvolto sia i ragazzi che anche dei genitori e la cittadinanza. Le tematiche sono sempre state la multiculturalità, l'uso di sostanze, il rischio sui social, quindi diverse, veramente diverse sfaccettature. Hanno visto un numero sempre abbastanza alto di ragazzi presenti. Il Cineforum, dove abbiamo proiettato film e siamo stati insieme a vedere film anche di un certo spessore, poi anche serate divertenti dove abbiamo mangiato una pizza e abbiamo chiacchierato e siamo stati insieme. Tutto questo è stato un percorso di crescita importante, che ha accompagnato questi ragazzi e che ci ha visto spesso come punto di riferimento per noi importante. Tutte queste attività, ecco, la cosa che voglio sottolineare è che sono tutte attività dove c'è sempre una presenza educativa, perché per noi questo è fondamentale. Anche nella palestra, tutti questi anni, la palestra l'istruttore Luca è stato affiancato da due educatori, perché per noi l'aspetto educativo è fondamentale, principale, ed è, diciamo, dà la possibilità ai ragazzi di avere spazi di confronto e anche sì, di scambio diversi. Anche nel bisogno siamo potuti intervenire avendo delle competenze magari differenti da poter mettere in campo. Questo è più o meno tutto quello che in questi anni abbiamo fatto, che è difficile racchiudere così in poche parole, però è stato un bel percorso che soprattutto negli ultimi 5 anni poi ci ha visto affiancati anche oltre che dal comune, che come dicevo già 10 anni fa ci ha affiancato in tutti questi progetti, ha visto Peppino Wismar a sostenerci e darci delle possibilità importanti di sviluppo di progetto. E niente, questo è. Quindi rilascio la parola a Alessandro che magari va avanti nella presentazione. Grazie mille Mara, sì, hai fatto veramente un excursus di tante cose che abbiamo fatto in questi anni e allora poi le cose si realizzano, siamo sempre attivi, sempre di corsa, ma rischia poi di perdersi la memoria di quello che si fa e la testimonianza delle belle iniziative che si riescono a realizzare. Allora abbiamo pensato di fermare tutti questi momenti in un video. Per appunto tenere traccia e creare, inizialmente pensavamo un report del progetto, dopo è diventato qualcosa di più perché Luca è stato, come dire, preso dalla febbre creativa e ha trasformato quello che doveva essere un video, una testimonianza, in un vero e proprio prodotto, in un cortometraggio di cui siamo tutti orgogliosi, lui in prima persona. E abbiamo quindi un prodotto che siamo contenti di presentare appunto come cortometraggio. Lascio la parola a Luca per introdurre il video che vedremo e spiegarci anche le modalità con cui lo vedremo. Allora, buonasera a tutti. Sì, infatti il video alla fine doveva durare circa 10-15 minuti, invece siamo arrivati a 27 minuti. E un sacco di immagini e di video, di riprese in questi 5 anni le ho dovute scartare perché sennò diventava troppo lungo. E quindi, ok, il cortometraggio, che poi non è più un cortometraggio, ma è un mediometraggio alla fine, e è più basato sulla palestra sociale, perché la palestra sociale
e in questi 5 anni ha subito vari più cambiamenti, più ci sono state più uno sviluppo maggiore, insomma. Ok, no, qui scusate, mi chiedono ancora di entrare, ma non riesco a stare lì dietro, ragazzi. Mi spiace, Jordi, ma non ce la faccio. E quindi poi niente, abbiamo, poi vedrete nel video che verso la fine ci sono i ragazzi che parlano. L'intenzione era quella di incontrarsi tutti insieme e porre delle domande ai ragazzi e vedersi in un posto, insomma, chiuso. Poi invece c'è stato il Covid, quindi abbiamo dovuto chiedere ai ragazzi di fare delle riprese da casa loro. Gli abbiamo posto delle domande e quindi alcuni ragazzi sono riusciti a mettersi in gioco, hanno avuto il coraggio di mettersi in gioco e hanno mandato i loro video. Volevo anticipare ai ragazzi che hanno mandato il video che non tutto quello che avete detto ho potuto mettere per vari motivi di montaggio, quindi vedrete una parte di quello che avete detto, ok? Non ci saremmo, anche lì alcune cose ho dovuto tagliarle. E niente, quindi Luca, scusa, adesso vai, dimmi. Poi come nei film della Marvel bisogna vederlo fino alla fine. Ah, cioè, sicuramente, sì. Perché ci sono delle piccole sorprese inserite nei titoli di coda, che tra l'altro hanno una musica veramente bellissima che hai scelto, quindi okay. Guardatelo fino alla fine, perché sì, è da godere fino alla fine. Ecco. Sì, sì, fino alla fine, fino all'ultimo secondo, come proprio la Marvel. La Marvel, chi non lo sa, nei film dei supereroi, dopo i titoli di coda, mettono sempre la chicca alla fine. La palestra sociale è nata nel 2014 da urgenze dei ragazzi incontrati all'interno di un progetto di educativa di strada, partendo da spazi improvvisati, campi sportivi, prati del Ticino, fino ad approdare ad un'attività strutturata con spazi e tempi adeguati. Progetto Dalla strada alla palestra di Lule Onlus è nato sul territorio del comune di Motta Visconti grazie al contributo e il sostegno della Fondazione Peppino Vismara, con attività rivolte ai minori e finalizzate alla prevenzione del rischio di devianza e, più in generale, del rischio di isolamento sociale ed emarginazione. Tramite alcuni interventi di educativa di strada, attraverso la promozione delle attività con volantini e locandine, ma anche grazie alla collaborazione costante e aperta con i referenti territoriali, Ufficio Servizi Sociali e Forze dell'Ordine, Lule ha incontrato, nell'ambito delle varie azioni progettuali, ragazzi tra i 10 e i 21 anni.
stato detto di non solo insegnarvi delle pratiche marziali, ma insieme a loro di trasmettervi qualcosa di più, che sono dei valori come la condivisione. Voi state condividendo qualcosa con delle altre persone, più o meno della vostra età, amici o no, meglio se non amici, e state capendo cosa significa stare insieme, in armonia, divertendosi. Questi sono dei valori, l'amicizia, perché potete potenzialmente trovare e conoscere la persona molto, la quale magari fare un percorso di vita insieme. I said it out loud, it wasn't as strong as it was in my head. I tried not to think about it, so it came back louder. I think it's been about a year since I became a snob. Decided not to play along, so it grew bigger. Me and my head have become very, very, very close. We decided not to tell you, to tell you about it. We're just gonna play it safe, do what we know. Play it cool, lay low, not tell you about it. Proposte all'interno del progetto sono una palestra sociale, lo spazio compiti e attività creative al PIC, la ciclofficina e il cineforum. Thank you.
gismo di re da fuck me hamma li mette che sono su oxygen bekuma kuma hol dal dine yo li nekka si yo monesi man li nesi mo moi dilen jafle. Visconti. Le attività che vengono fatte sono il lunedì una ciclofficina, il martedì e il giovedì il punto incontro giovani, che è un punto di incontro per ragazzi delle medie dove si fa attività scolastica e aggregazione, e il mercoledì c'è la palestra sociale. Questo progetto è nato grazie al supporto di una fondazione, che è la Fondazione Peppino Vismara, che ha creduto in questo nostro progetto e l'ha finanziato. È patrocinato dal Comune di Motta e dà la possibilità a questi ragazzi di incontrarsi facendo diverse attività in base alle preferenze e di poter vivere insieme in uno spazio sano e fare delle attività interessanti. E oggi vi faranno una dimostrazione di calio filippino, c'è qui l'istruttore Luca Ravera, che è campione del mondo di calio filippino e quindi grande istruttore. La palestra viene gestita, oltre da Luca, da altri due educatori, che un altro si chiama Luca ed è Francisco, che affiancano Luca nel lavoro per ragazzi. Un applauso a Pietro e Alessia, che sono gli educatori dell'istituto.
particolare, voi non lo sapete, è una surprise. E quindi per tre motivazioni principali: l'impegno, la correttezza, ma soprattutto la costanza e la presenza. Oggi abbiamo deciso di premiare due ragazzi che hanno fatto un percorso con noi e farli diventare ufficialmente aiuto istruttori. Queste persone sono Francesca Nicolò, che dovrei venire avanti, e Ramon Ferri. Un ringraziamento per l'impegno e per esserci e lavorare con noi. Story's getting dusty. Wash out your mouth, your lies are getting rusty. Can't believe nothing you say, 'cause I'm around and I see what you do. You know you're funkier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of boll weavers. Same old game, same old thing. You never change, always rapping about the same old thing. Piace menare le mani?
Sinceramente è una domanda che non mi sono mai posto. Mi chiamo Paolo, ho 19 anni e studio per diventare un videomaker. Io pratico questa disciplina da 2 anni e per me è un onore combattere. Questa disciplina mi ha insegnato molto il rispetto e varie tecniche di difesa. La cosa che mi piace di più del mio gruppo è che siamo tutti diversi, ognuno al suo, c'è chi piace Fox, c'è chi piace Pastore. Di questo gruppo mi piace molto che siamo tutti amici nonostante le grandi differenze di età e che nessuno prende in giro nessuno. A livello sportivo ho imparato molte tecniche di combattimento. Ma soprattutto in quanto femmina volevo avere una base di difesa personale se mai fosse capitata una situazione che l'avrebbe richiesta. Ho imparato il rispetto per le persone, ho imparato a incanalare la rabbia che accumulavo nel mondo esterno e a sfogarla durante gli allenamenti. Non li definirei neanche educatori perché per me sono diventati parte della mia famiglia, su cui ho sempre potuto contare, su cui ho sempre potuto sfogare tutti i miei problemi, mi hanno sempre aiutato. Io alla palestra sociale ci sono arrivato grazie ai volantini che erano appesi in giro per il paese e il progetto mi ha attratto fin da subito e la cosa bella è stata il fatto che potevo fare attività sportiva nell'ambito dell'autodifesa, cosa che mi è tornata molto utile. Mi è servito soprattutto anche per capire il fatto di aiutare il prossimo. Infatti il fatto di essere l'anziano del gruppo mi permette di aiutare molto i miei compagni. La palestra mi ha insegnato molto a scaricare la rabbia a livello fisico, lo stress, e mi è piaciuto molto il gruppo per la coesione che c'era e per l'aiutarsi a vicenda. Questo gruppo mi piace molto il fatto che ci vediamo tanto come una famiglia allargata, vediamo, scherziamo, ci confidiamo dei problemi che abbiamo avuto, cerchiamo soluzioni. Ci insegnano soprattutto che le arti marziali vanno usate solo per autodifesa. Grazie per l'attenzione. Come un piccione della Madonna, spaventato. Questa è una storia da raccontare. Può andare bene, può andare male, ma non si sa qual è il finale. Bisogna andare, comunque andare, a camminare sulla terrazza con vista mondo, dove ogni alba è anche un tramonto. Il mondo è un'arca di Noè che va perduta. Ma se sei qui con me, il mondo non c'è, c'è solo pioggia estiva. Perso dentro te, come nel mare, una sardina, vago nell'eternità.
si va, ma dove si va? Chissà, chissà, paura non ho, e questa vita mia è tutto quel che ho. Più breve lei sarà e più forte canterò. Io l'ho visto 100 volte, ma mi commuovo sempre. Ma come si fa? Come si fa questa bellezza? Va bene. Era veramente bello guardarvi mentre guardavate il video, un po' come quando al cinema ci si gira e si guardano gli spettatori che stanno guardando il film. È vero. Eravate, chi aveva la webcam aperta, eravate illuminati, ecco, sia dalle immagini che anche dal computer. Io adesso lascerei la parola a... Sì. Gli ospiti del Comune di Motta, passo te la parola a Mara per coinvolgerli in un commento, partire dal sindaco senza dubbio. Sì, visto che ci avete sostenuto in questi anni e avete visto adesso il video, no? Che è rappresentato, che neanche noi facendo le cose ci siamo accorti di quante cose abbiamo fatto. Poi riguardando il video, mi ha detto, oh cavolo, abbiamo fatto anche quello, abbiamo organizzato l'evento, siamo andati a fare la raccolta dei rifiuti, abbiamo fatto tantissime cose in questi anni, che meno male che c'era Luca che riprendeva tutto e così oggi ce l'ha ricordato, e quindi lascerei una parola a voi un po' su queste immagini. Sì, io vi ringrazio del lavoro che avete fatto. Lascerei più la parola a Luisa, perché è lei che vi sta seguendo di più, e anche a Federica, che in questo periodo qui so che stava collaborando molti progetti, ma purtroppo questo benedetto Covid ci ha bloccato tutto. Speriamo di riprendere il più presto possibile, ecco, questo sì. Si è capito quello che ho detto o no? Sì, 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 stavo aspettando, sì. Stai aspettando Maria Luisa, se eccola lì, che sta arrivando. Buonasera a tutti, scusate. Io sto ancora guardando il video, non l'ho visto tutto fino alla fine perché mi è partito in ritardo. Comunque vi ringrazio tutti, siete stati molto bravi, in particolar modo Luca Ravera per quello che ha fatto. Luca che ha... raccolto tutte le immagini, anche Francisco per la ciclofficina che ha seguito. Il progetto è andato tutto molto bene, siamo contenti, in effetti è nostra intenzione continuare con il progetto. Già avevamo parlato con Mara per continuare nei progetti. Non appena riusciremo a partire, perché con questo problema che abbiamo purtroppo della pandemia non si riesce a fare tante cose. Questo spettacolo sarebbe stato bello farlo di presenza e... comunque sono realmente contenta di quello che avete fatto, vi ringrazio e cercheremo di proseguire su questa strada. Grazie. Grazie a lei. Sì, c'era qualcuno di noi che non se ne voleva fare una ragione del fatto che non ci incontrassimo in presenza, un certo Luca Ravera, che è anche l'ultima volta che ci siamo incontrati, a un certo punto mentre usciva dalla porta di casa mi dice, ma allora la facciamo la torta col logo? Luca, come facciamo a mangiarla la torta col logo? Ah, è vero che non ci vediamo, è vero che non ci vediamo. Per me è importante, sarebbe stata un trove. Io fino all'ultimo ho sperato. Anche mentre usciva di casa, il suo pensiero era la torta col logo. Il pensiero era quello di fare una cosa così. Sarebbe stato bellissimo poter
poter trasmettere, proiettare questo video, questo corto, questo mediometraggio, ho sentito Luca Ingenito che ha precisato, lui scuola di cinema, cose, il tecnico, questo filmato sarebbe stato bellissimo al Cineteatro Arcobaleno, sarebbe stato veramente una bella cosa invitare tutti, cioè sarebbe stato veramente bello, però vabbè, anche così il miracolo della tecnologia ci ha permesso comunque di ritrovarci, di vedere, sarebbero venute molte più persone, forse avremmo agganciato molte più persone qui con quella modalità. Poi vabbè, magari ci sarà in futuro occasione di ritrasmetterlo chi non l'ha visto. Poi vabbè, è disponibile su YouTube, quindi vedremo di copiare il link anche sulla pagina Metamorfosi, se vediamo un po' di renderla abbastanza più attiva, e così almeno più persone devono vedere il video. Insomma, io mi sono emozionato, ero qui, me lo sono guardato sulla televisione, mi sono emozionato. Rinnovo i complimenti a Luca, veramente, veramente un lavoro egregio, è un lavoro spettacolare. Potevamo fare molto meglio, ti dico la verità, come al solito dopo... Ma tu sei dopo, un professionista. Ma perché questo è il primo progetto e quindi è la prima esperienza. Adesso, dopo questo video, tante cose le so adesso, quindi si può fare meglio, insomma, ok? Questo senza dubbio. Certo. Io dico, ribadisco, mi sono veramente molto emozionato. È stato bellissimo vedere veramente il cambiamento dei ragazzi, erano veramente, non so se avete notato il quando parte il video che eravamo dietro il big, non avevamo neanche un posto, se c'era brutto tempo non potevamo neanche fare lezione, è stato un percorso veramente articolato, ci abbiamo creduto, non ci siamo persi d'animo, siamo arrivati fino ad oggi ad avere uno spazio grazie anche al comune di Motala, nell'amministrazione comunale che ci ha dato fiducia, ecco, perché siamo partiti veramente in un prato, avete visto, erano dei ragazzini 14enni, 13enni, 15enni e oggi sono dei ragazzi, è vero, confermo, Ramon sembrava veramente un bambino del uscito dall'oratorio Mottassi. Aveva la pancia Ramon da piccolo. È vero, adesso ha i muscoli, ha la barba, cioè incredibile. È stato emozionante vederlo. Se avete colto anche quella parte di video in cui parlavo io ed eravamo al centro civico, se non sbaglio, una sala del centro civico, dove parlavo della trasmissione di qualcosa di più di semplici tecniche marziali. Chi mi conosce come Sabrina, che ha partecipato con me a gare sportive a livello internazionale, e tra altre cose campionessa del mondo anche lei, cioè, diciamo così, ti eri emozionato anche tu, perfetto. Siamo dei teneroni, con i bastoni, tutta armatura, che poi ci emozioniamo. E quindi, va bene, io parlavo di valori, Sabri mi conosce molto bene, sa che per me è importantissimo, tutti quelli che mi conoscono e hanno potuto lavorare con me, sanno che per me è fondamentale la trasmissione di qualcosa di più di semplici tecniche marziali, la trasmissione di valori importanti, perché lo sport prima di tutto è avvicinarsi l'uno all'altro, ma non per tirarsi i pugni, è avvicinarsi l'uno all'altro per condividere un'esperienza. Ecco, questa cosa per me è fondamentale. Se non fosse così, se non ci fosse questa cosa, molto probabilmente, se non avessi questa idea, ecco, così profonda che va oltre appunto lo sport in sé come tecnica, non mi sarei neanche messo ad allenare, non sarei mai diventato un istruttore. Massimo rispetto per tutti gli istruttori, per tutte le scuole,
ognuno ha la propria modalità, per me è fondamentale questa modalità. Ecco, per questa motivazione il signor Francisco Melendez, che mi è stato addosso per forse più di un anno, adesso non mi ricordo, e mi diceva: ascolta, c'è un progetto, vieni a fare cosa, secondo me tu sei la persona adatta. Io no, un anno e mezzo esattamente, gli dicevo sempre di no. Alla fine anche lui mi ha detto appunto che la Lule che io ho imparato ad amare, perché mi ha dato veramente un sacco di soddisfazioni lavorare con la Lule, c'era questa impronta appunto educativa, per cui ho accettato e insomma ho detto sì, allora se è così va bene. E abbiamo iniziato questo percorso, ripeto, in un prato di un campo sportivo, e oggi siamo una SD. Questo è una cosa veramente... Ringrazio la Fondazione Peppino Vismara, che assolutamente se non ci fosse stata, forse non avuto modo di esistere questo progetto. Ma tutti quelli che hanno camminato a fianco a me, a fianco a Francisco e a Luca, insomma. Grazie a tutti i ragazzi, grazie a tutti quelli che proprio ci hanno dato una mano, c'è stata proprio una collaborazione, cioè un coinvolgimento più che collaborazione. È proprio, userei questo termine, coinvolgimento. Tutte le persone che sono passate di lì sono state coinvolte. Questa è la cosa fondamentale, perché non erano allievi, okay? Facevano parte di una famiglia. Okay. Infatti, aspetta, ti interrompo Luca, sì? Se ce la faccio, ce l'ho fatta, sì. Ragazzi, no, perché tutti quelli che conoscono Luca sanno la difficoltà di interrompere Luca, e quindi... No, mi avete dato la parola, io... No, infatti te la sto togliendo Luca, te la sto togliendo in questo momento, fermati, qualche ragazzo nel video l'ha detto, no? Quello che mi piace di questo gruppo è che siamo una famiglia, e qualcun altro ha detto che per me è stato importante sentire quella frase, io su di loro ho sempre potuto contare, quando ho avuto dei problemi, quando ho avuto delle difficoltà, io su di loro ho potuto contare, ed era questo lo scopo. La palestra è una delle azioni che facciamo, come il PIG, come la ciclofficina, come il Cineforum. Lo scopo non è quell'azione di per sé, lo scopo è esserci, essere presenza, essere presenti, e per fortuna tante persone ci sono state e hanno collaborato con noi per essere una presenza all'interno del mondo adolescenziale. Adesso magari Alessandro può passare la parola a chi ha un po' fatto parte di questo percorso. Tu che hai la scaletta. Dicevamo che appunto questo lungo viaggio dalla strada alla palestra appunto ha avuto una grande parte in palestra, ma non solo, ecco. E forse il punto di partenza, Mara, tanti anni fa è stato il PIG, la prima avventura sul territorio di Motta, ecco, PIG, Punto Incontro Giovani. Abbiamo visto nel video una parte di racconto di quello che si fa al PIG, ma ce lo raccontano meglio poi i due operatori, due anime del PIG, che sono Alessia Colabene e Pietro Saino, a cui passo la parola. Eccoci, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Noi siamo con la mascherina, ma per motivo, cioè ci tenevamo a comparire insieme, ma essendo che dobbiamo rispettare le norme, dobbiamo tenere la mascherina. Date solo il buon esempio. Ecco, questo è il mio avviso. Allora, cosa possiamo dire? Io mi sono ritrovato in tutte le parole che ha detto Luca. È un bellissimo progetto che ha diverse anime, questo, e per quanto riguarda quello che facciamo noi è quello di accogliere con uno spazio di compiti e uno spazio di gioco i ragazzini dalla quinta elementare alla terza media, più o meno come fascia, il martedì e il giovedì nel PIG. Quindi abbiamo un primo momento in cui si studia insieme
in cui vediamo, anche notiamo magari le difficoltà che ci sono nell'approcciarsi allo studio, ai compiti, alla concentrazione, eccetera. Poi un secondo punto è quello di fare dei giochi, quindi socializzare insieme, e anche da questo punto di vista ci mettiamo, diciamo, del nostro, una visione educativa, avere una buona condivisione del tempo, dello spazio e dei rapporti tra i ragazzi. No, ovviamente non sempre è facile, perché ognuno arriva da esperienze diverse. Recentemente ci stiamo anche impegnando a gestire una cosa molto delicata, che è quella dell'uso del cellulare, che arriva in mano a questi ragazzi molto giovani e che è un mezzo tanto potente quanto ovviamente molto catalizzante come per l'attenzione. Quindi noi stiamo facendo un lavoro del tipo: ok, in questo momento non lo usiamo e lo lasciamo tutti in una scatola, di modo che la nostra attenzione sia focalizzata su quello che stiamo facendo. Poi dopo il PIG si articola anche in altre cose, altri piccoli eventi, altre piccole attività, che sono ogni tanto il giovedì sera, una volta al mese, abbiamo una pizza in comune, seguita da altri giochi. Va per la maggiore la tombola, piace, una roba che piace, è un classico che, ragazzi, fa impazzire sta roba qua, non ho mai capito perché, ma è bellissimo. Perché si vincono dei premi, effettivamente c'è un ritorno. Però l'abbiamo fatta anche senza premi, e loro erano proprio, cioè, coinvolti, quindi sì. Ho detto, va bene, la tombola, ok, siamo nel 1950, ma va benissimo così. E poi abbiamo anche organizzato delle serate di confronti su temi molto importanti, come per esempio le sostanze superfacenti, la dipendenza dall'alcol, la difficoltà di crescere e di affermarsi da, tra virgolette, ragazzi che sono figli di famiglie che sono arrivati, che sono arrivate da altri paesi. Insomma, quindi un bel programma. Non ultimo, un bellissimo progetto che poi ci racconterà Lorena, con dei cani, no, che si chiama, noi lo abbiamo sempre chiamato baullismo, che è piaciuto moltissimo ai ragazzi, perché hanno potuto confrontarsi, cimentarsi anche proprio con micro esercito di cani, che sono stati molto simpatici. Abbiamo organizzato insieme a Lorena delle attività che li coinvolgessero in maniera molto creativa e interattiva con gli animali. Io penso di aver detto più o meno tutto, non so se c'è qualche domanda, siamo qua, io e Alessia. Non l'ho lasciata parlare, ma non perché sia io un despota. Allora, grazie mille Alessia e Pietro. Poi le domande, appunto, alla fine speriamo che ci siano delle curiosità sull'attività del PIG. Un'altra delle attività che avete visto nel video, veramente interessante, e che si è spostata in maniera itinerante sul territorio di Motta, è stata quella della ciclofficina, che ha visto la passione per la bicicletta di Francisco messa proprio all'opera, ecco, e condivisa con i ragazzi. Quindi chiedo a Francisco di raccontarci questa esperienza, ecco, che penso che a Motta si sia vista. Buonasera a tutti, io sono Francisco, come hai raccontato Alessandro, nata di una grandissima passione per il ciclismo. Con Mara abbiamo detto: perché non lo mettiamo anche questo come parte del progetto? Ce l'abbiamo pensato, abbiamo cercato il materiale e abbiamo riuscito a creare questa piccola ciclofficina, il quale durante tutti i lunedì si trovava nel nostro laboratorio, e dove abbiamo riuscito a restaurare 4 biciclette che dopo i ragazzi sono portati via casa. Abbiamo avuto anche sul territorio il nostro gazebo, finché non faceva troppo freddo, il nostro gazebo dove sistemavamo le biciclette alla gente di Motta che aveva bisogno di gonfiare una ruota, di gonfiare delle cose. I ragazzi credo che si sono trovati molto molto bene, è stata una cosa che è stata accolta con molta curiosità all'inizio e dopo con continuità.
E niente, non se abbiamo appoggiato con un professionale, perché io la mia passione, ma non è che sono un professionale, c'è stato Stefano Chiti che ci è venuto a insegnare la parte molto più teorica di tutto quello che è la bicicletta, e alla fine abbiamo fatto un bel percorso con le nostre pixate, alcune volte abbiamo giocato ai videogiochi. È stata una esperienza molto impegnativa, ma molto molto bella. Grazie mille Francisco. Purtroppo mi raccontavi il fatto di non avere una sede fissa ha poi interrotto questa attività, che poi si potrebbe sempre riprendere. Sì, sì, il problema è che finché non fa freddo la possibilità del gazebo itinerante per moto era un'idea che funzionava. Con l'arrivo delle giornate che si accorciano, del freddo imponente, diventava un po' difficile tanto per me come per i ragazzi poter stare fuori. E l'ideale sarebbe poter avere una sede in cui i ragazzi magari due volte alla settimana, tre volte alla settimana possono stare lì per ore sistemando, mettendo in pratica quello che hanno imparato in questi anni. Cioè, grazie mille Francisco. E poi come accennava Pietro, un altro progetto che ha preso avvio negli ultimi anni di questo percorso è stato quello Let's Dog, o appunto come lo conosciamo noi, baullismo, che ha visto l'impegno dei cani. E quindi chiedo a Lorena di raccontarci cosa avete fatto. Posso aggiungere una cosa? Mara, Lorena è entrata in soccorso. Cioè, nel senso che noi abbiamo chiesto aiuto a Lorena a un certo punto, perché avevamo un gruppo, cioè noi quando parliamo del PIG parliamo del fatto che in un anno abbiamo gestito 38 ragazzi, ok? E diciamo che ragazzi allegri, molto divertenti e molto creativi, che hanno fatto cose, combinato cose, lanciavano le biciclette e quindi a un certo punto la situazione è diventata complessa da gestire, e c'erano state delle situazioni anche di scontro, un po' di bullismo, di aggressività all'interno, e noi avevamo già collaborato con Lorena con un progetto e con Arianna, e gli abbiamo chiesto per favore di aiutarci. Quindi no, dico perché ci sono venute in soccorso loro con tutta la truppa al completo. Lascio la parola a Lorena. Buonasera a tutti, io sono Lorena e c'è con la mia collega Arianna, che arriva, io abito a Motta, Arianna arriva da Treviglio con Ozzy, e niente, siamo consulenti relazionali benessere animale umano. E lavoriamo molto sulla relazione, lavoriamo sia in campo sociale, per cui in case di riposo, in comunità, con i ragazzi disabili, ma anche dal punto di vista educativo, e in questo caso ci hanno chiamato proprio per insomma aggiustare, diciamo, cercare di aggiustare una situazione un po' tra virgolette critica. Allora siamo arrivati io e Arianna, lei con Ozzy, io con le mie ragazze. Di solito non arriviamo con tutti i cani, ma questa volta sul PIG siamo arrivate con... Questa volta sono serviti. Sì, con 5 cani. E, è stata un'esperienza molto, veramente divertente, impegnativa, ma veramente divertente. Io ringrazio anche Pietro perché ci ha sostenuto. E, si è interrotta a causa del Covid, purtroppo mancava ancora uno o due incontri e purtroppo si è interrotta perché non abbiamo potuto continuare a causa Covid. E diciamo che all'inizio l'idea di affrontare questi adolescenti un po' ci ha lasciato perplessi, ma quando siamo arrivati proprio per conoscerli, siamo entrati con i cani, wow, i cani ci sono saltati tutti addosso, e da lì, vabbè, insomma, si è rotto il ghiaccio e è andata benissimo. Ci siamo divertiti. Sì, diciamo che... Sì, vai. Che noi siamo arrivate quasi prevenute a questo progetto, perché c'erano stati descritti, come ha detto Mara, proprio dei ragazzi, come ha detto lei, molto divertenti, e in effetti ci eravamo immaginate una situazione un po' più difficile. In realtà proprio i cani hanno trovato subito un canale di comunicazione non verbale immediato, e i ragazzi sono stati immediatamente coinvolti, quindi anche per noi è stato molto più semplice. E anche i ragazzi sono stati molto bravi, perché comunque si sono lasciati coinvolgere. Abbiamo fatto diversi lavori, alcuni un po' più tranquilli, tipo, non so, pensare, lavorare un po' sui bisogni nostri e del cane, che in questo caso è l'altro,
per cui imparare ad entrare un po' in empatia, in sintonia anche con l'altro. Poi invece ci siamo anche un po' scatenati di giocare a pallone, abbiamo delle palle di stoffa che non rompono assolutamente niente. È stato bello anche perché a un certo punto questi ragazzi stavano iniziando a giocare un po' a calcio con sta palla, con i nostri cani, e abbiamo detto: ragazzi, però toglietevi le scarpe, perché nel caso doveste sbagliare, invece che prendere la palla prendete il cane, magari fate un po' meno male. Loro subito non ci hanno pensato due volte, hanno tolto le scarpe, hanno giocato tranquillamente sempre con i cani, hanno inventato mille giochi con loro, si sono identificati con i cani, perché poi vabbè, essendo cinque cani, sono cinque personalità diverse. È stato interessante anche perché c'è Daisy soprattutto, che è proprio la più piccola del gruppo, è quella che di solito viene fuori meno. In realtà alcuni ragazzi l'hanno proprio preferita per questo suo essere un po' più discreta. E Ceres, che invece è la vecchietta, insomma lei però è tranquilla, le piace stare da sola, anche a me ogni tanto piace stare da solo, si sono immedesimati, è stato bello, si sono proprio messi nei panni degli altri. E poi vabbè... È stato interessante poi perché neanche reazioni, non mi viene il termine, queste iniziative dei ragazzi, queste prese di posizione sono state spontanee, non sono state indotte in nessun modo da noi, per cui sia questi atti di gentilezza verso i cani, sia anche il cercare un'identificazione con ciascuno di loro in base alle differenti personalità di ciascuno, sono state assolutamente spontanee e naturali, hanno sorpreso anche noi. Grazie, no, va benissimo, grazie. No, ci siamo divertiti un sacco, per me è stato anche un po' come tornare alla mia adolescenza, devo essere sincera. Per cui no, abbiamo rischiato forse inizio un rapimento di un cane, però poi alla fine è andata bene. Cioè, per dirla la verità era così, all'inizio proprio abbiamo un attimo aiuto, però va bene, alla fine non è stato rapito, non è stato chiesto il riscatto, quindi ci è andata bene. Bara. Vai Ale? Ah Bara. No, chi è? Luca, ok. Leggo un attimo il messaggio di Federico Maggi, l'assessore, che non può intervenire perché non sente, non so se ha problemi tecnici, dice... che chiede scusa da parte sua a tutti e mi dispiace tantissimo per problemi tecnici non intervenire, ha tanti complimenti da fare e è felice che così tanti giovani di Motta siano impegnati con la LULE, i volontari che educano questi ragazzi, dice di ringraziare l'associazione LULE da parte sua, insomma faceva un ringraziamento. Grazie mille. Siamo arrivati quasi in fondo alla fine di questo racconto, di questo lungo percorso, però non è una fine ma è un arrivederci, anzi proseguiremo, e quindi lascio la parola a Mara per raccontarci che cosa ci aspetta dopo anche questo momento sospeso che ci impone il Covid. Sì, allora questo momento sospeso finirà, perché prima o poi finirà, e quindi ci ritroveremo tutti. Col comune ci siamo già incontrati, come ha detto Maria Luisa, ci siamo con Federica, ci siamo sentiti, quindi il comune si è impegnato a continuare a sostenerci in questi progetti, quindi si continuerà con il PIC, con la palestra, che come abbiamo detto è diventata adesso una società sportiva, e questo dà delle possibilità maggiori, anche possibilità di fare delle gare, di partecipare a degli eventi sportivi di un certo rilievo. E poi si andrà avanti con altri progetti, come un progetto sui graffiti che è stato pensato, quindi nell'idea di lavorare in collaborazione con degli esperti sulla riqualificazione delle zone urbane, che quindi ci sembra una cosa molto bella, perché poi l'idea è sempre quello di coinvolgere i ragazzi non solo nel ricevere ma nel dare. Come avete visto nel video, i ragazzi hanno fatto diverse attività di volontariato, lì se ne sono viste alcune, ma ad esempio ci hanno aiutato a imbiancare
creare una struttura, sono venuti a fare la pulizia del Ticino, ci hanno aiutato su dei traslochi in altre situazioni di persone che avevano bisogno, cioè l'idea è proprio di creare una società che collabori, che riesca a stare insieme in un modo diverso, che capisca che il cane si può giocare col cane senza rapirlo, che ci si può divertire tutti insieme stando con i cani e tra le persone, senza, discutendo anche senza arrivare alle mani. E quindi si parte dai più piccoli ai più grandi, che come poi abbiamo visto fanno dei percorsi stupendi e diventano parte integrante di quello che facciamo. Nella società sportiva che è stata fondata, all'interno della società sportiva, ad esempio Ramon, che è partito con noi, fa parte della società sportiva, ok? È uno dei fondatori, che ha iniziato con noi, come anche ad esempio il papà di Alessandro, che è un ragazzo che non poteva far parte della società sportiva, perché, cioè, dei fondatori, perché ha 9 anni, però si è messo in gioco lui, perché stanno credendo in questa cosa che facciamo, ma come movimento anche di collaborazione. L'idea è questa, di passare il messaggio che insieme si possono fare belle cose, ci si può aiutare nel bisogno. E va bene, quindi poi i protagonisti sono i ragazzi, no Alessandro? Quindi poi di fatto noi siamo... Sì, sono d'accordo, infatti i protagonisti sono loro, e come abbiamo descritto il progetto, devono, che sono stati promotori di nuove iniziative sul territorio, e io direi quindi di dare a loro la parola, sperando che vogliano... Devi dirci una battuta, qualsiasi cosa sul video, su questa esperienza, sul percorso, ecco. Io vedo un Alessandro che freme lì da tempo, che davanti a quella telecamera, che dice: adesso tocca a me, adesso toccherà a me prima o poi. Vai Alessandro. Allora, io volevo giusto dire che per me è stato molto importante fare questo anno insieme a tutta la palestra, e ringrazio davvero i fondatori, soprattutto perché, cioè, se non avessero fondato questa associazione, io non ne farei parte. Quindi per me è davvero soddisfacente arrivare a questi livelli. E ringrazio soprattutto i fondatori ancora. Ciao. Ciao, bellezza. Grazie. Il suo papà è uno dei fondatori dell'associazione. Non so se lo sapevano tutti, comunque c'è anche il papà adesso. Abbiamo catturato anche il papà. Eccolo lì, il papà, eccolo lì. Dai, il papà. Dai ragazzi, non fate timidi, non siate timidi. Perché tocca a te, Ramon. Ramon, è inutile che fai quello che è misterioso, dai, che tanto lo sappiamo. Parlare a Ramon, perché Ramon ha fatto un percorso incredibile con noi, di crescita proprio. E dato che Francesca non parla, che è l'altra aiuto istruttrice, poi vorrei far dire anche due parole dopo a Sabri, se ha voglia, insomma. Però Ramon assolutamente deve parlare, deve dire qualcosa, insomma, deve dare il suo contributo, dato che è tra le altre cose il vicepresidente dell'associazione. Buonasera, sono Ramon. Cosa posso dire, se non prima di tutto volevo ringraziare tutti i presenti, anche se non visti di persona, ma comunque per le azioni che hanno fatto, che hanno permesso alla società, comunque a tutto il progetto, di crescere. Come seconda cosa do un grande aiuto cioè un grande ringraziamento a Luca, perché oltre a essere stato colui che mi ha insegnato tutto quello che so e che mi ha portato a essere aiuto istruttore, nonché vicepresidente, non si è mai comportato come un maestro, infatti ci ha sempre vietato di chiamarlo maestro, ma Luca, e questa cosa a me ha sempre fatto piacere, perché non si poneva sopra di noi, ma a pari, e questa cosa io l'adoro. Poi volevo ringraziare anche tutti i ragazzi che si sono uniti al gruppo e che sono ancora presenti, perché
comunque da chiunque tutti possiamo imparare qualcosa, magari sull'agilità oppure sui colpi, e per questo ringrazio. Cos'altro posso aggiungere? Spero solo che il progetto non vada avanti il più possibile, che fosse per me, scusi signor sindaco, ma io mi allenerei anche adesso. Proprio perché mi è cresciuta una passione in questi 5 anni che non riesco a pareggiare. Grazie di tutto. Grazie mille Ramon. Non fate i timidi, intervenite. È chiaro che in questo momento qui gli allenamenti non si possono fare, perché a te dispiace, ma sai quanta gente dispiace? Tutti quelli che utilizzavano le palestre, che facevano pallavolo, pallacanestro, è un dispiacere enorme, ma però purtroppo le regole sono queste e speriamo quantomeno all'inizio del prossimo anno di poter riprendere tutto. Senza dubbio, dobbiamo fare dei sacrifici per tornare tranquillamente a fare quello che ci piace fare, tutti insieme. Sabrina, chi è? Maria Luisa, vai. Volevo rassicurare Ramon che sicuramente la palestra sociale continuerà, perché già abbiamo previsto i finanziamenti in bilancio, già d'accordo con Mara ci siamo incontrati e quindi proseguirà, cercheremo di coinvolgere più ragazzi. Colgo anche l'occasione, per quello che diceva Luca, di rifare una presentazione, riportare questo ancora quando ci si potrà ritrovare di persona, magari riusciamo a coinvolgere più ragazzi e spronarli a seguire anche le vostre orme e collaborare con voi. Grazie. Grazie. Un'altra cosa ancora, il progetto Graffitiamo, che ci teniamo a farlo. Partiremo l'anno prossimo sperando sempre che il tempo sia clemente con noi e questa pandemia si metta in un'altra posizione, che ci lasci lavorare. Speriamo. Sì, è un progetto che abbiamo già attivato anche sul comune di Trezzano sul Naviglio ed è veramente interessante. Io ho visto le foto, ho conosciuto anche i writers, è veramente un progetto interessante di riqualificazione di spazi abbandonati e spesso vandalizzati, come centraline elettriche, pensiline dell'autobus, e quindi penso che potrà fare solo del bene a Motta. Vai, ciao a tutti. Vi volevo ringraziare, mi avete fatto emozionare e piangere, mi mancate tantissimo. Mi sono presa momentaneamente una pausa, vabbè, a parte per il Covid, ma per impegni tra bambini, scuola, mega scuola, ma riprenderò. Ramon, stai molto attento perché ti riempirò di bastonate di nuovo. vi abbraccio tutti e vi ringrazio per quello che mi avete dato. Continuo a piangere, quindi... Ma come? Ma se tu sei super campionessa! Ma non c'entra nulla, quello è proprio l'emozione che... Che devo dire? Luca, intervieni, aiuto! Grazie Sabri, spegniti il microfono così almeno si accorge. Non sento. Ho detto grazie per l'intervento, spegniti il microfono così almeno si accorge. Perfetto, Mara, tra l'altro ci siamo dimenticati anche di citare la nostra collega Chiara Bendiscioli, che è stata l'anima progettuale, certo, di pensiero di questo progetto. La salutiamo, è collegata. Che ha sgranato gli occhi quando ha sentito Chiara, ha detto Madonna, ma mi tocca dire anche dura. No,
Vuoi dire qualcosa, no, Chiara? Dico due parole, anzi tre. Buonasera a tutti. Buonasera, ciao Chiara. Brava. E vi lascio, non voglio togliere tempo. Bello sentire che le persone che hanno partecipato sono contente, entusiaste. E quindi vuol dire che dai, qualcosa ha funzionato. Quindi va bene, che sappiamo anche che andrà avanti, appunto una parte. E quindi, ottimo. Ok, scusate, ma ho avuto un problema con il video, quindi mi sono persa un attimo. Va bene, vi lascio andare avanti serenamente. Sono qui anche se non mi vedete, ma sto ascoltando, solo che non sono in una situazione comodissima. Per cui, no, ma ti vediamo, però... sappi che sì, se adesso, fai delle cose adesso strane... Adesso mi vedete, okay. Ma poi non mi vedrete più. Cioè, prima, prima ti abbiamo visto in auto, per esempio, giusto? E infatti, sì, prima sono dovuta uscire, però volevo essere comunque presente almeno tramite orecchie, almeno sentire il racconto, anche poi il video l'avevo già visto e lo riguarderò più e più volte, quindi... anche se non l'ho guardato in questo momento. E, va bene, andate avanti. No, grazie mille Chiara. Mara, secondo te qualcun altro possiamo... Ma io non so se c'è qualcun altro che vuole parlare o qualcun altro che vuole chiedere, anche perché ci sono 39 persone, io vedo solo alcune e non so, lì nel mondo virtuale, chi realmente c'è e chi vuole parlare, dice voglio parlare e parla. Matteo si sta illuminando perché vuole parlare, non lo so, io non riesco a capirlo dai movimenti delle telecamere. Quindi... Potresti provare a fare l'appello, magari sentendo il loro nome no. Si sentono... Ma Francisco, tu sapevi che c'era qualcuno che voleva parlare, mi sembra? Fra? Forse chi c'era non... C'era qualche ragazzo che voleva dire qualcosa? Sì, sì, c'era Gabriele Nava, ma non lo vedo collegato, non so se è ancora collegato. Ha avuto problemi di collegamento, sì. Ok. Scusate, io vorrei sentire l'altra aiuto istruttrice, Francesca Nicolò. Che cosa ne pensa del Marta, progetto? Carina Marta. Carina Marta. Ciao a tutti, sono l'altra aiuto istruttrice e volevo solo ringraziare di nuovo tutti voi grandi che avete fondato questa associazione. Anche se non ci sono stata dall'inizio, però comunque ringrazio per aver conosciuto tutti quanti voi. Sì, ma vorremmo vedere la tua faccia, non Francesca. Si fa neanche vedere. Ma guarda, no, ma soprattutto Marta che non si fa vedere, che sa che lei si imbarazza a parlare quando uno dice l'alleanza tra donne, vedi? Guarda, faccio vedere. Tra l'altro vorrei aggiungere che Francesca si è appena laureata con 110 lode. Wow! Ah, lo sappiamo, lo sappiamo. Non si fa neanche vedere, non si fa. È ormai dottoressa. Vogliamo vederti con la corona. E allora andate su Instagram. Ma poi mi è arrivata una soffiata, anche Omaima vuol dire qualcosa. Omaima, va bene, vai Omaima, vai tra, dove sei? Non ti vediamo, ci sei Omaima. Omaima è l'ultima nell'angolo, nella seconda schermata, guarda, neanche a fare apposta, è nascosta proprio. Eccola qui! Eccola Omaima, ti vediamo Oma. Ti sentiamo Omaima, parla pure. Ok, allora innanzitutto volevo ringraziare tutti. E volevo parlare un attimo della mia esperienza, che è stata molto positiva in generale. Mi ha permesso molto di conoscere me stessa, di affrontare certe tematiche, anche andando appunto ad allenarmi per sfogarmi, piuttosto che comunque confrontarmi con i miei coetanei. Ed è stata un'esperienza bellissima, appunto spero che continui. E niente, vi ringrazio davvero tanto. Okay. Grazie mille. Ma poi, visto tra i collegati, magari non la coinvolgiamo, anche se magari poi ci maledirà, c'è Maria Pia, la presidente della cooperativa, chiediamo anche a lei se vuol dire qualcosa sul progetto. Ciao Maria Pia, da fregato Alessandro. Vabbè, buonasera a tutti, sì. Io sono venuta a sbirciare, che cosa fate? In realtà, vabbè, conosco questo progetto perché in cooperativa se ne parla tanto e Mara racconta spesso quello che fate
so, della nascita della società sportiva, quindi un grande traguardo veramente, e è molto bello il fatto che si siano lasciati coinvolgere anche i ragazzi, no? Come Ramon, nella creazione della società sportiva, per cui in prima persona si sono presi un pezzo di responsabilità, e questa è una cosa da adulti, quindi complimenti. E io sono molto contenta di aver visto che quello che a volte vedo solo come parola su un progetto si trasformano in azioni che hanno delle ricadute così belle, quindi delle soddisfazioni, delle prove che vengono superate, e questo è il risultato di una collaborazione importantissima tra territorio e l'ente pubblico, per cui laddove un ente pubblico crede nei propri giovani e quindi investe, è possibile trasformare quello che inizialmente era stato posto come un problema in qualcosa di veramente bello, di costruttivo, di propositivo, che cresce insieme ai ragazzi. Per cui sono molto contenta di questo. E quindi faccio i complimenti a tutti. Volevo chiedere ad Alessandro se, quando diventa un pochettino più grande, se vuole entrare nel nostro consiglio di amministrazione, perché l'ho visto molto convinto. Alessandro, ti vedo proprio con una buona propensione, ok? Ti aspettiamo. Perché noi abbiamo bisogno, noi intanto stiamo un po' crescendo con gli anni e abbiamo bisogno di giovani forti e pieni di idee come voi. Per cui vi aspettiamo e crescete bene così. E complimenti a tutti. Palestra quindi di cooperatori, ottimo. Mara, vediamo se riusciamo a coinvolgere qualche altro ragazzo a mettersi in gioco. O qualcuno che magari vuole fare delle domande, ah beh, certo. Non so, io ci sono persone che vedo che non conosco, quindi che magari oggi ci vedono per la prima volta, o che quindi non lo so se c'è qualcuno. Volevo parlare io. Vai Simone, vai. Chi è un Simone? Simone. Io sono qui da novembre dell'anno scorso e volevo allora ringraziare Gabri che mi ha fatto conoscere Luca e il gruppo. E da quando sono entrato mi sento come una seconda famiglia e spero di migliorare nelle arti marziali e nella tua difesa e anche sul ciclo officina e imparare a aggiustare le biciclette. Va bene Simone, va bene, bravo. Grande Simone. Grazie. Bravo Simo. Volevo ringraziare pure Luca perché so quanto è difficile per il video. Perché so quanto è difficile montare un video e tutto quanto, e volevo ringraziare tutti quanti quelli per il supporto per il gruppo, per tutto il progetto che stiamo facendo adesso. Bravo Simo, giusto, il supporto, hai detto la parola giusta, la parola magica, il supporto, bellissima quella parola. Credo che Marta voglia dire ancora qualcosa, vuole farsi vedere. Marta? Niente. No, no, io sto a posto così, grazie. Stai bene così, Marta, va bene. Yassin, che sei arrivato all'ultimo momento. Che era lavoro, Yassin, lavoratore. Yassin, niente. Ma Yas, sei collegato? Sì, c'è, è arrivato all'ultimo momento che ha finito di lavorare, ma si vergogna, credo. No, eccolo, Yassin che si vergogna. Yassin, fatti vedere, Yassin. Dai, facci vedere quanto sei bello. Non sono nelle condizioni. No. Ma dai, su che sono bel fior. Hai detto delle bellissime cose nel video, Yassin, ti ricordi, no? Grazie, sì. Comunque, niente, grazie di tutto, grazie agli educatori, grazie a Luca e a Chiamara, grazie al comune di Motta Visconti che continua a darci supporto e grazie di tutto qui. Yassin è uno di quel trio che stava seguendo la fanciulla che camminava. Lì hai colto proprio l'essenza in 4 secondi di quelle 3 persone. E credo lo salverò quel pezzo e lo continuerò a ricordare per sempre. Grazie mille, comunque grazie anche ai miei compagni
che sono cresciuti tutti con me e niente. Ciao, ho dato anch'io il mio... Ciao Apple! Anche voi mi mancate, yes! Lo so, soprattutto tu. Va bene. Bene. Ma Luca, cosa dite? Va bene, dai. Bene. Io dico che ci rivediamo presto e poi quando ci rivediamo e ci sarà la possibilità, magari riusciremo a proiettarlo al cinema Arcobaleno. Sarebbe bello. Il sogno di Luca Ravera, continua a dirmelo, sarebbe bello. Ma tu devi vincere un altro campionato del mondo, così facciamo anche tutto, festa, video, tutto, facciamo un grande evento. Guarda, tu sai che, guarda, ironia della sorte, adesso io mi rivolgo al primo, al sindaco. Io mi sono arrivato con tono confidenziale perché lui mi conosce veramente da quando sono nato. E ironia della sorte, io vinsi il campionato del mondo quando era sindaco. Poi ci furono le elezioni. Io quest'anno a luglio avrei dovuto partecipare ancora nelle Filippine ai campionati del mondo, però per il Covid li hanno sospesi. E ironia della sorte, era ancora sindaco, sempre il primo. E per cui, non so, cioè la direzione era quella buona, poi vabbè ci hanno bloccato. Chissà mai che saremmo riusciti a fare un bis di... Boh, non lo so. Però, insomma, ecco, a luglio ci sarebbero stati i campionati, a luglio di quest'anno i campionati avrebbero dovuto essere nelle Filippine, insomma. Però hanno bloccato tutto La Sabrina è andata alle Hawaii invece a combattere. No, Sabrina... tanto per dirvi, la Sabrina che si allenava con noi è andata alle Hawaii a combattere, cioè, non è che mica ciccia. Che sacrificio. Sì, sacrificio, impegno, sopportazione di Luca. sì. No, la tua nei miei confronti, volevo dire. Tanta dedizione, sì, però poi alla fine i risultati arrivano. Lacrime. Sì. Lacrime, vero Luca? Conforto. Sì, però poi dopo, quando sei sul quadrato, tiri fuori tutto questo. E quindi qualcosa arriva. Quindi sì, belle soddisfazioni. Sì, Ramon freme, perché aspetta il suo momento, Ramon. Guarda come freme. Dice, il prossimo sono io. Sicuramente, se lo merita con tutto il cuore. È veramente un ragazzo d'oro, ha tutte le capacità e glielo auguro con tutto il cuore, proprio... No, c'era anche in programma, credo, qualcosa con la nazionale. Adesso Luca, non so, correggimi tu, poi dopo c'è stato il Covid e anche lì abbiamo dovuto interrompere, no? Sì, ma poi ci saranno importanti novità, poi spero... Adesso, non appena si potrà iniziare, ci sono tante novità. Ho preso contatto con Ivan Reboli, che è comparso tra i ringraziamenti, che fa parte di questo gruppo che si chiamano Dog Brothers, che il loro modo di combattere è leggermente più cruento del nostro, perché loro combattono con i bastoni di legno e armi diverse, senza protezioni, solo con un casco. E continuano la lotta anche a terra e disarmati, diciamo, con tecniche di lotta a terra, Brazilian Jiu-Jitsu. Io l'ho contattato non per... è assolutamente tutto facoltativo, se qualcuno vorrà provare potrà provare, ma il fatto di studiare con loro mi permetterà appunto di approfondire tanti punti, ad esempio quello della lotta a terra, che è una delle cose che vorrò inserire in maniera più importante, ecco, nel programma. E niente, poi che dire, nient'altro, ci sono altre novità, altre persone che inviterò per fare dei seminari,
Faccio parte ancora della nazionale italiana, per cui dei seminari di stick fighting, perché no, con la nazionale italiana. Sono in contatto con un sacco di maestri di stili diversi dal nostro e anche di discipline marziali diverse dalle nostre, per cui verranno invitati, si faranno seminari. Mi piacerebbe, perché no, inserire una delle cose, delle particolarità del nostro gruppo è che ho applicato anche a tutti i miei corsi. Da noi non ci sono cinture o passaggi di grado, perché per noi è importante la conoscenza, per voglio dire, non è importante la cintura o il diplomino da appendere in camera, ok? Confrontarci, ok? Aumenta l'esperienza, mi confronto con chi ne ha meno di me e trasmetto, cioè questa trasmissione, no, di sapere. Però mi piacerebbe, ecco, fare così, introdurre dei passaggi di grado virtuali per capire uno un po' a che punto è, no? del programma, e anche per quanto riguarda le abilità, premiare le abilità. C'è chi è più portato in una specialità piuttosto che in un'altra, no? E, insomma, c'è un po' di carne al fuoco. Non vedo l'ora di iniziare, ecco, di poter applicare tutte queste novità al programma. Grazie Luca anche per queste anticipazioni, grazie. Grazie a voi. E ma direi la serata. Ci ridiamo appuntamento. Ci ridiamo appuntamento, speriamo veramente, come ha detto Luca, di poterlo proiettare, poterci rivedere e rivedere il video insieme, ma rivederci soprattutto tra di noi, ecco. Lascio la parola a te per i saluti. Io saluto tutti e ringrazio tutti, in primis tutti i ragazzi che hanno creduto in noi, perché giustamente non è facile affidarsi ad altri venuti da fuori, cioè da fuori nel senso non da casa propria, e che ti raccontano che si possano fare grandi cose, a volte è difficile crederci. Però a volte da lì che si parte. Quando abbiamo iniziato, io lo so bene, perché quando abbiamo iniziato all'inizio, impossessandoci del campo in modo in realtà anche non molto autorizzato all'inizio, perché era l'unico spazio che siamo riusciti a accaparrarci, ci guardavano un po' male quando dicevamo che potevamo fare grandi cose, che chissà perché, magari potevamo anche avere una palestra, a un certo punto incontrarci, avere delle magliette. Ramon lo può dire, no? All'inizio sembrava tutto strano, anche Yassin, anche, però alla fine si sono fidati di noi, ci hanno creduto e sono venuti insieme a noi, hanno fatto la strada, e anche quando abbiamo scritto il secondo progetto, e questo per me è importante, noi l'abbiamo scritto coi ragazzi. Abbiamo chiesto loro che cosa volevano fare, la ciclofficina è nata anche da lì, e quindi loro ci hanno sempre supportato, quindi un ringraziamento enorme a loro in primis e poi a tutti quelli che hanno creduto in noi, e speriamo di poter continuare, perché comunque io lo ritengo un valore aggiunto il poter stare insieme e fare delle cose belle insieme, e quindi attraverso le cose, il bello poi crescere, perché la bellezza aiuta a crescere tutti in un modo migliore, ad essere tutti più belli. E niente, quindi ringrazio tutti per la serata, è stato molto bello e sono contenta. Grazie mille Mara, grazie mille a tutti, rinnoviamo i complimenti a Luca Ingenito per il bellissimo video che ha realizzato, e è disponibile su YouTube, condividetelo, è un patrimonio di tutti, ecco, del nostro territorio, del nostro progetto. Buonanotte a tutti, buonanotte. Buona serata. Buonanotte, salve. Ciao, buonanotte, ciao.